Allora, rispetto al discorso che abbiamo fatto ieri, oggi invece ci concentriamo sugli aspetti core dell'audience development, come nascono gli studi sul pubblico, quali sono gli strumenti e poi noi tentiamo di capire come coinvolgere pubblici potenziali o i non pubblici, che sono quelli in realtà sui quali ci dobbiamo concentrare di più. Perché rispetto al pubblico principale o che noi coinvolgiamo, cioè lui starà tutto il giorno qui. Allora, ovviamente la domanda che sta a monte quando io mi rivolgo ad un pubblico per capire come raggiungerlo è: come si produce e distribuisce la cultura? Leggete? Sì, ok. Se non la vedi non la vediamo. Ah, Se seguo. non se la vediamo, non ho capito Questo di supporto, lo schermo di supporto. Allora, secondo alcuni teorici, io ne cito tre per semplificazione, poi ovviamente gli studi in materia sono tantissimi. Bourdieu, che è un sociologo francese, ci dice che la cultura è una forma di capitale, cioè si accumula, quindi non è che la produzione culturale nasce in quel momento, nasce già da un accumulo precedente, da il cosiddetto background culturale, e tenta di investire innanzitutto nelle strategie di promozione sociale, quindi come questa produzione può incontrare le varie comunità, ok? In un rapporto anche economico. Noi ieri invece ci siamo concentrati sugli aspetti più contenutistici. Non ci siamo chiesti, e questo come si sostiene economicamente? Questo quanto costa? Noi ci chiediamo mai qual è il costo di un museo entrandoci? Ci chiediamo soltanto se il biglietto d'ingresso è gratuito, quindi ricade direttamente e immediatamente su di noi, a stretto raggio, oppure se è gratuito, non mi chiedo perché è gratuito. No, questo succede per i musei, per i teatri, per tutte le cose che poi hanno realmente dei costi. Quindi parliamo anche di come la cultura crea capitale economico. E qual è il valore? Ieri dicevamo qual è il valore di una nota musicale, no? Da un punto di vista economico, estetico, sociale, culturale. È il valore, no, che gli viene attribuito dalle persone con le quali interagisce, dalle varie comunità, da quanto un individuo è disposto a spendere per avere accesso a quel determinato bene. Se io penso che questo prodotto multimediale, un DVD, abbia un valore, io le Cirque du Soleil le ho viste tantissime volte, quindi per me ha un valore l'esperienza della fruizione. Nel momento in cui io sono andata a vederli, ho pagato un costo del biglietto di circa 60 euro perché ne riconoscevo il valore, perché so che le sarte costruiscono ogni millimetro dei loro vestiti, so che i truccatori lavorano per inventare mondi soltanto con il trucco, so che la scenografia è costruita per ogni spettacolo in maniera diversa e si adatta all'ambiente circostante, quindi interagisce, c'è uno studio di interazione con l'ambiente. E poi decido di comprare questo perché per raccontarlo a voi penso che abbia un valore il costo che ho pagato per questo e mi piacerebbe che le persone che non riescono a vederlo possano interagire, no? E avere una percezione dello spettacolo stesso. Quindi io ho fatto un investimento in andare a vedere lo spettacolo tante volte, un investimento nel comprare un supporto per diffondere anche
l'esperienza che io avevo fatto, perché penso che sia interessante per tutti. Quindi nella catena del valore economico io gli ho attribuito molteplici valori, perché penso che abbia un valore culturale, estetico, sociale, nello sviluppo, al di là del mio lavoro ovviamente. Un'altra teoria invece ci parla, che ci dice che la cultura si costruisce attraverso i gusti delle persone. Molto spesso noi diciamo mi piace o non mi piace, no? Se noi volessimo semplificare di fronte a un tipo di fruizione o ad una mostra, senza articolarla, la prima cosa che diciamo non è mi ha colpito, cioè mi è piaciuta ma non mi è piaciuta perché non ho individuato qual era il senso, non mi ha provocato nessuno, non mi ha suscitato nessuna emozione. Questo nasce da i gusti, dalla formazione del gusto che ognuno di noi ha da quando nasce. Noi, per sapere che una cosa ci piace o non ci piace, ne dobbiamo fare esperienza. Se pensiamo, banalizziamo, cioè utilizziamo, diciamo, un linguaggio anche più semplice, sul cibo, per dire che un piatto mi piace o non mi piace, io devo assaggiarlo. Se nel piatto ci sono degli scarafaggi, per la nostra cultura, noi non li mangiamo, perché la nostra formazione del gusto è influenzata dalla nostra cultura. Se noi andiamo in Estremo Oriente, gli scarafaggi sono uno dei piatti più prelibati. Noi mangiamo per esempio le lumache, che per molti, non tutti, mangiamo le lumache, però fanno parte della nostra tradizione culinaria, che per molti il piatto, cioè mangiare le lumache, è comunque un omicidio, no? Cioè noi abbiamo comunque, cioè mangiamo un animale che è tendenzialmente piccolo e carino, si trova in un habitat legato ad un ambiente naturale, no? Cioè se noi lo decontestualizzassimo, lo portassimo in un'altra cultura, sarebbe l'effetto, no, dello scarafaggio per la nostra. Quindi la nostra formazione del gusto è legata alla nostra formazione culturale. È una casualità che ci piacciono delle cose. Esatto, sì, quello è più religioso, no? Cioè, infatti per cultura si intende che ci sono molteplici aspetti che possono riguardare l'educazione delle istituzioni primarie, la famiglia o la scuola, oppure può riguardare più le istituzioni, anche la religione fa parte, no, delle istituzioni con le quali tu formi poi la tua cultura. Quindi è una casualità che ci piacciono o non ci piacciono alcune cose, è soltanto perché ne abbiamo esperienza, perché la nostra formazione è stata alimentata, no, in una direzione, verso un modello. Allora Gans ci dice che noi abbiamo già una formazione della cultura del gusto. Se noi vogliamo avvicinare dei pubblici a qualcosa di cui non hanno esperienza, noi dobbiamo creare un percorso di avvicinamento, soprattutto se è molto lontano dalla loro cultura. Una persona dice: non lo capisco perché non gli hai dato gli strumenti di conoscenza per avvicinarsi quanto più è possibile all'opera d'arte, facciamo un esempio di opera d'arte, che ha di fronte. Quindi noi abbiamo il ruolo soprattutto di lavorare sul non pubblico, su quelle persone che tendenzialmente non si avvicinerebbero mai a quell'opera d'arte, ma dobbiamo creare un percorso che li avvicini sempre sempre di più, e per farlo noi dobbiamo sapere chi è questo pubblico.
banalmente, perché se non so chi ho di fronte, non so qual è il sistema culturale nel quale è stato formato, non so quali sono le sue conoscenze, non so qual è la sua lingua, non so quali sono i suoi gusti, come faccio ad avvicinarmi sempre di più a questa persona? Ci avete pensato? Una persona perché dovrebbe venire a vedere una cosa che non conosce? Cioè, gli dovete dare una motivazione. Cioè, ah, perché è bella? No, gli dovete dare una motivazione. La motivazione deve partire da voi che create l'evento, che create il museo, che create la visita, che create... parte da voi. Poi abbiamo un terzo punto di vista di Peterson che dice che in realtà i gruppi della classe media sono onnivori culturali perché attingono a ripetitori culturali ampi con significati plurali che sfruttano a seconda dell'occasione e dei contesti. Questo si riferisce più che altro alla cultura dei mass media, no? Anche i social network, la cosa è così, no? Anche i social network. Anche internet più in generale, diciamo, no? Il web più in generale come canale di comunicazione. Quindi, sai, essendo abituati a fruire in diverse modalità e attingendo ed avendo diversi strumenti, la televisione, il cinema, i giornali, il web, la cultura si costruisce da questi ripetitori culturali. No. Questa abbiamo parlato prima rispetto all'oggetto culturale, quindi la creazione del gusto. Qui invece parliamo del fatto che la formazione culturale è influenzata da ripetitori con i quali abbiamo a che fare quotidianamente. Ovviamente tutto questo si colloca in un framework o un framing culturale in cui noi abbiamo già una strutturazione di significati, come dicevamo anche ieri, quindi significati comprensibili a tutti, che sono socialmente riconosciuti e costruiti. Facciamo l'esempio della croce, è socialmente riconosciuta come simbolo, ma come, qual è un altro simbolo che a voi viene in mente che possono riconoscere tutti? La svastica, perché ha comunque rappresentato, no, un momento, è riconducibile a un momento storico, ad un'ideologia, a una serie di atti, azioni, è riconducibile anche a delle persone. La faccia di colore, perché mi ricorda questo funzionale. La faccia di colore, la bandiera di colore, le bandiere, no? Oppure qualcosa di più vicino, popolare? Coca-Cola. La Coca-Cola. Quelli sono i marchi. Cioè, tu riconosci... Allora, facciamolo della Coca-Cola. Tu ricordi la scritta Coca-Cola. E poi ricordi... C'ha un'onda sotto. Il colore. La Nike. Cioè, della Nike ricordi il baffetto, no? Il caffè. Che cosa? Il caffè. Ma questo l'ho detto io ieri, eh? Scherzo. Ci sono tutta una serie, quello è il marchio, no, che l'azienda dà a un prodotto. Invece ci sono, non so, il simbolo del WWF, per esempio, no? Il panda. Quello fa riferimento, no, a tutto un sistema anche simbolico, no, legato all'estinzione, e hanno scelto il panda perché i panda si stanno estinguendo ed è un animale che avrebbero riconosciuto tutti. Non hanno messo altri animali, no, o sono andati nel tecnicismo più specifico di individuare un animale che è in estinzione, l'ornitorinco, no? Adesso è diffuso per tutta una serie di cose, il tapiro, insomma, c'è tutta una serie di... Comunque, che cosa? Un koala. Un koala anche già è più semplice, no?
come immagine da utilizzare. Cosa? E perché l'hanno fatto? Perché volevano che fosse riconosciuto da tutti. Se pensiamo alla comunicazione culturale, sembra che ci sia uno sforzo di riconoscibilità. Indovina chi? No? Cioè, chi è quel personaggio seduto che dice abbiamo sconfitto il mondo? Non lo sa nessuno. Le fatiche di Ercole, cioè un volo, cioè anche nel significato, per promuovere il museo nazionale, no? Cioè loro hanno deciso di scegliere una figura che è riconosciuta, non lo so, dal 2% degli studiosi, cioè quindi di nicchia, no? Allora, se voleva avere una funzione divulgativa e voleva creare curiosità, attenzione, molto probabilmente la scelta doveva ricadere su un personaggio riconoscibile dalla maggior parte delle persone, perché altrimenti non ha senso. Però dietro non si fa questo sforzo, e l'avremmo fatto tutti, perché per noi, quando immaginiamo di dover comunicare a qualcun altro, immaginiamo che quel qualcun altro sia uguale a noi, che abbia le nostre stesse conoscenze, che per il fatto che vive magari nello stesso luogo ha la stessa formazione, background, ha gli stessi gusti, no? Noi ci rivolgiamo a persone che hanno gusti diversi dal nostri? Noi ci scontiamo peggio. Cioè, infatti riflettevamo ieri, magari spesso davvero il problema stava nel caso di questo ambiente, e presupporre che il tuo utente di riferimento abbia già la tua stessa sensibilità, no? Rispetto al messaggio che vuoi mandare, per cui ti stupisci che non legga il messaggio perché è così chiaro, certo. Credere che per lui lo sia in realtà non lo è, che sei troppo dentro quello che vuoi comunicare. Infatti il nostro lavoro non è tanto di complicare quanto più possibile il concetto, ma banalmente è quello di lavorare per semplificazione, ma non rinunciando all'informazione o al contenuto che tu vuoi trasmettere. Cioè il lavoro è di rendere soltanto più accessibile a un numero maggiore di persone. Questo non significa abbassare la qualità, realizzare dei prodotti più pop, no, significa creare gli strumenti. Allora qui noi possiamo risolvere delle piccole cose, insomma, poi rispetto alle lezioni più di sistema o di approccio, eccetera, poi ci vuole un intervento divino, no, scherzo. A parte questo, il discorso è che tutto sta su come imposti il tipo di comunicazione. Se tu hai un approccio frontale, e allora come era nella campagna che abbiamo visto, se non lo visiti lo porti via, oppure cioè ti trovi di fronte a una cosa che non capisci, no? Il tuo primo atteggiamento è un po' di difesa, di indietreggiare rispetto a determinato oggetto culturale. Se tu hai un approccio cosiddetto più laterale, no? Cioè quindi che inizi man mano un percorso, no? Di dialogo, non arrivando immediatamente al messaggio principale, ma iniziando a lanciare una serie di input che rendono più facile il dialogo, no? Quindi l'approccio e avvicinarsi a quella determinata cosa. Io lo so che tu mi raccontavi che lavori anche in situazioni, anche noi abbiamo avuto delle particolari, delle esperienze, cioè ti assicuro che le persone in carcere o le persone sono arrabbiate, sì, prima di tutto, no? Adesso noi abbiamo delle persone che sono uscite, hanno creato una cooperativa di servizi, sì, ci mandano cartoline da tutto il mondo, ci vengono a trovare continuamente, presentano con noi bandi, cioè e ovviamente è un percorso che è durato 3 anni, cioè non è durato un giorno, cioè non ci abbiamo messo un giorno per creare un tipo di rapporto, l'abbiamo fatto anche su un gruppo molto limitato di 15 persone, non l'abbiamo fatto per, cioè quindi noi abbiamo dedicato molto tempo e molte risorse perché pensavamo di poter contribuire a creare un valore sociale e un'opportunità per loro. Alcuni di loro fanno gli operatori di scavo archeologico, sono stati in Brasile, sono stati in altri scavi importanti, cioè questo che vuol dire? Che
quello che hai fatto, quello che hai costruito ha un senso. Noi non siamo andati lì il primo giorno a fargli la lezione teorica sull'archeologia. Noi siamo partiti da cose che a loro erano vicine, quotidiane, degli oggetti con i quali si relazionavano, no? Continuamente, e raccontando la storia di quegli oggetti, quindi andando a ritroso, no? Man mano andando a ritroso si è costruito un percorso di storicizzazione degli oggetti con i quali loro avevano a che fare tutti i giorni, e da lì siamo partiti, quindi sono stati interessati perché io con questo oggetto ho il cucchiaio, ho a che fare tutti i giorni. Sai come nasce il cucchiaio però? Cioè, qual è stato il primo utilizzo, che ne viene fatto, come viene costruito? Quindi è veramente un processo che bisogna costruire. Non è tanto apro un museo, realizzo un evento, realizzo un festival, non è quello. Cioè, quello viene dopo. Prima tu devi creare un percorso. Allora, dicevamo, ovviamente le persone sono libere, hanno una libertà di leggere e interpretare i prodotti culturali con i quali interagiscono. Quindi non possiamo imporgli un significato. Noi possiamo creare sicuramente gli strumenti, possiamo in qualche modo offrire una possibile lettura dell'opera, che non esprime necessariamente un punto di vista. Questo è molto difficile. Se tu vai nei musei, perché è più semplice, molto spesso noi abbiamo una lettura del museo da parte del direttore o del responsabile della comunicazione. Non abbiamo degli strumenti che ci permettono di poter leggere quel museo. La differenza sembra sottile, ma è sostanziale. Perché se io di fronte a te ti dico che hai un albero, tu ci vedrai un albero. Se io ti dico che l'opera è costruita con un materiale ligneo, no? Che però ha una forma sinuosa e raffigura i corpi, quindi ti lascio aperti i corpi, non ti ho detto il genere, maschile o femminile, tu ci inizierai a vedere, cioè, quindi rispetto a questo io ti offro la possibilità già di vedere. Sono persone che vedono nelle opere cose che nessun altro avrebbe visto, no? Vi raccontavo il caso della Gamec di Bergamo, cioè la direttrice del museo, che fa sempre parte di uno dei casi di studi di Museum Mediator del progetto che stiamo realizzando, ha deciso di dare, innanzitutto vi racconto la strategia. Sai, nel mio museo, Bergamo è una città che registra un forte tasso di immigrazione ed è conosciuta anche per la sua chiusura politica, insomma, no? Mancanza di apertura di strumento, di policy verso l'integrazione. Loro hanno deciso di regalare dei biglietti omaggio a rappresentanti di 5 comunità, ma non il rappresentante, il rabbino piuttosto, no, cioè persone che hanno individuato per strada. Sono partite dalla logica della discoteca, del modello discoteca. Tu come promuovi una serata in discoteca? Perché la gente va in discoteca e non va in un museo? Potenzialmente un museo potrebbe essere anche più divertente di una discoteca. Allora decide di dare questi biglietti omaggio a questi 5 rappresentanti, e a ognuno di loro dà un pacchetto tipo i 10 biglietti. Dice: mi porti 10 persone della tua comunità a vedere il mio museo? Ho qualcosa per te. Queste persone, ognuno ha portato, no? Ha portato delle persone. Cioè, cosa siamo arrivati? Cioè, cosa ho visto l'ultima volta che sono stata lì? C'erano 40, queste persone sono diventati i mediatori culturali del museo, la porta di accesso alle comunità che vivono un territorio. Oltre che la porta di accesso, cioè, perché se vai tu, utilizzi il tuo linguaggio, i tuoi riferimenti culturali, i tuoi gusti, eccetera, e ti relazioni in quel modo.
Ma non perché è una mancanza, poi tu che hai studiato mediazione, no? Se non sbaglio. Ah no, c'era una ragazza che aveva studiato mediazione, non c'è. E ovviamente, cioè, gli strumenti, no, che tu puoi apportare non è perché sei poco sensibile, sei poco colto, sei poco intelligente, semplicemente domina nella tua struttura, impostazione del rapporto, il tuo, i tuoi riferimenti culturali. E quello resta il tuo punto di vista, anche se è una persona aperta in qualche modo alle varie culture. Quindi dice, allora facciamo parlare direttamente loro di quello che vedono, di quello che sentono. Sono tutte persone che studiano le opere nel museo, cioè, ovviamente, ogni volta che si fa una nuova mostra. Sono 40 mediatori che vengono da tutto il mondo. Ovviamente, cioè, le due uniche giapponesi che vivono a Bergamo sono le due mediatrici del museo, no? Non è che c'è una percentuale di visitatori giapponesi della galleria, ma la mediatrice giapponese dà una sua lettura dell'opera, che appunto vi dicevo questo discorso che mettere le mani ad una donna giapponese sui fianchi è molto volgare, no? Cioè viene visto come un segnale di in qualche modo provocazione, o di solito non viene fatto dalle donne ma soltanto da persone che vogliono avere in qualche modo provocare un'attrazione sessuale esplicita, che nel sistema culturale giapponese è gravissimo, no? Cioè anche le geishe comunque studiavano le arti di seduzione, quindi ti faccio vedere leggermente il polso piuttosto che mi scopro la nuca, cioè è tutto, no? Rientra in una cultura della seduzione molto raffinata che richiede anni e anni di studio. Detto questo, quindi loro hanno 40 mediatori, sì, che danno 40 letture delle opere. Per esempio, questa giapponese fa un laboratorio sulla leggerezza. Cioè, voi vedete, perché? Ciao, buongiorno. Un laboratorio sulla leggerezza, sul trasmettere culturalmente, cioè che per esempio è una delle caratteristiche salienti della cultura giapponese, il senso di leggerezza. Loro ce l'hanno sia rispetto al corpo nello spazio, no? Non si sente mai la presenza, sono leggere, si chiudono la porta, cioè è tutto un movimento anche molto fluido. Rispetto alla nasce un po' dall'architettura, no? Quindi, cioè, tutto è costruito in bambù, anche le case, no? Rispetto poi ai divisori sono fatti in carta di riso, cioè anche tutti i materiali che loro utilizzano sono tutti materiali leggeri, che sostengono che questi materiali, entrare a contatto con una serie di materiali leggeri, influenza la tua persona e il tuo grado di leggerezza rispetto all'ambiente esterno. Una cosa raffinatissima, bellissima. Beh, e cioè lei fa, cioè non è che ci sono 150 giapponesi che tutti i giorni vanno a vedere il museo, lei lavora invece sul trasmettere un altro punto di vista. E lo stesso fa, per esempio, rispetto ad altri invece che hanno una cultura che influenza la fruizione, tipo il gruppo iraniano, c'è questa mediatrice iraniana che sceglie quando la mostra è offensiva rispetto alla loro cultura. Cioè ci sono troppi corpi nudi, ci sono. E quindi dice, questa potrebbe essere una mostra che offende molto le donne dell'Iran, che comunque hanno un certo tipo di impostazione. Io posso mediare, posso raccontare, no? Cioè, perché lei poi loro nell'organizzazione di ogni mostra chiamano tutti i mediatori, no? Raccontano un po' la mostra, eccetera, e ognuno ne dà una lettura. Dice, ah, sai, perché questo personaggio invece nella mia cultura è rappresentato in questo modo, questo potrebbe essere invece letto in un altro. Quindi in realtà anche loro ti lasciano un ventaglio, no? Di offerta, però non ti dicono mai tu di fronte c'hai questo, e questo deve essere, se non lo capisci è un problema tuo sostanzialmente, cioè no? Legato all'incomprensione. Vai. In realtà non sono stato ben risposto. Posso integrare se vuoi? No, nel senso che volevo partire un po' dalla quasi un po' la
parola del direttore del museo, cioè, però se così bene, però se invece però si tratta che, ad esempio, appunto, di questa statua giapponese, se invece è un po' sbagliato come la tipificazione del centro disciplinare che l'artista è dovuto dare questa statua, se invece arriva tutto a caso inventando il direttore culturale egiziano che dice inventa o comunque legge, quindi inventare legge una sua visione dell'opera che non è quella originaria dell'artista. Allora qui entriamo in un dibattito rispetto a questo con la mediazione col quale mi scontro, diciamo, per questa ricerca molto frequentemente. Io ho capito che cosa mi vuoi dire. Allora, ci sono innanzitutto chi ha parlato mai con Van Gogh, cioè se parliamo del caso di Van Gogh, e qualcuno che tramanda il pensiero di Van Gogh da quando è morto, ha lasciato degli scritti, ha lasciato delle fonti, innanzitutto una attendibilità, una certezza del fatto che l'artista volesse dire esattamente quella cosa. No, già questo lo metto molto in discussione. Detto questo, adesso vi mostrerò anche un modellino. Hirschman dice, allora ve lo mostro subito così, ecco. Allora, tu realizzi le tue opere d'arte principalmente per te stesso, no? Perché senti questo bisogno di rappresentazione, di esprimere qualcosa, e quindi hai realizzato la tua bella opera d'arte per te stesso. Il pubblico primario sei tu. L'obiettivo primario è l'autorealizzazione. Poi c'è uno step successivo, ci dice. Tu non hai solo te stesso. Poi se vuoi quest'opera che venga veicolata, venga vista, la fai anche per gli altri, allora c'è una creatività cosiddetta orientata ai pari, che sono gli altri artisti, i critici, tutti quelli che hanno gli stessi strumenti che hai tu di lettura di un'opera, e quindi l'obiettivo primario non è tanto di autorealizzazione ma di apprezzamento e consenso. Cioè tu, quando un altro artista o un critico d'arte vede una tua opera, tu vuoi che quella tua opera sia apprezzata. Poi c'è un terzo livello che è appunto orientato al mercato. Sai, mi rivolgo a un pubblico generalista, no? Cioè, io come obiettivo primario ricercato, quando la metti in un terzo mercato, è il denaro, no? Il denaro, o comunque, cioè, vuoi che sia vista un numero maggiore di persone, e compresa un numero maggiore di persone. Quindi, cioè, questa è una prima valutazione. Cioè, tu non fai l'opera d'arte per te stesso e ne offri un unico punto di vista. Tu hai voluto dire pure qualcosa, ma non è detto che il fruitore non sia libero di leggere altre cose, o che tu l'hai voluto dire che per la tua cultura rappresentava questo, ma se io non ho quel concetto, allora ti faccio un esempio molto concreto. Nel museo scientifico, che seguo sempre per questo discorso della mediazione, c'è la responsabile dei servizi educativi che raccontava a un gruppo di senegalesi il concetto di estinzione. Tu lo dai per scontato, quindi che l'artista voleva esprimere il concetto di estinzione. Loro non capivano, cioè non dicevano, che vuol dire estinzione? Che non esiste più. No, non è così. Cioè, che man mano, cioè, quindi hai un mondo da raccontare rispetto a questo, e per farlo devi utilizzare le cose che sono più familiari e vicine a loro. Quindi non è che tu comprometti il senso dell'opera, soltanto individui con cui può essere lo strumento di mediazione, di comunicazione, che può essere immediatamente riconoscibile per una persona che non ha quel concetto nella sua cultura. Infatti, no, questo è il libro che infatti mi ha risposto, cioè che
credo che intanto che si tratti di avvicinare appunto l'opera a un pubblico diverso, poi in concreto questo aspetto della distinzione è un po' diverso rispetto a un'opera d'arte. Ah no, 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 guarda, te ne posso fare gli esempi quanti ne vuoi. Concreto di un artista che secondo te voleva dire quella cosa e che quella cosa va comunicata in questo modo. Dovrei un attimo pensarci, però le cose più contaminate che possono essere Giotti, Raffaello, allora non ti è mai capito a un email. Sì, 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 sicuramente c'è un grado poi di conoscenza e interpretazione. Però non ti è mai capitato di leggere una reinterpretazione di un'opera che potrebbe essere plausibile? Sì. Io tantissime. E che trovo più convincente delle letture consolidate fatte fino a quel momento. Soltanto perché uno ha detto, ma io che cosa ci vedo qui dentro? Cioè mi hanno detto che quello è un uomo, mi hanno detto che quello era Giuda, mi hanno detto che era... Ma in realtà che cosa ci vedo? Però bene, cioè perché puoi farlo? Perché la costruzione di un senso, perché la fruizione, cioè allora questo non presuppone il fatto che poi io debba scrivere un trattato, io sono dalla parte del pubblico. E sono se c'è una guerra è contro l'istituto, cioè no, scherzo, cioè banalizzo dicendo così, però comunque sono dalla parte per l'interpretazione del pubblico, perché le opere d'arte per la lettura di 5 persone sinceramente non mi interessa, non, per me non hanno valore di senso. E no, è questo, perché tu ti poni dalla parte del museo. Io lavoro anche all'interno dei musei e però mi preoccupo di tutelare quelle persone che ci entrano in contatto. Invece, chi sta dalla parte sempre del museo ha bisogno di legittimazione di determinate... Non è questo il luogo in cui affrontiamo questo tipo di discussione, però soltanto per essere un pochino più, diciamo, tra virgolette... allineati rispetto a qual è il nostro obiettivo. Noi abbiamo questa lettura delle opere perché un gruppo di persone, anche una riconoscibile nel settore, ha detto che era così. Tutte le volte che tu hai fatto lezione, no? Nel vostro percorso formativo, quante persone hanno messo in discussione quella lettura? La lettura di Argan, quanti l'hanno messa in discussione? Nessuno, perché poi è faticoso, devi metterti lì e quindi che volevi dire, che voleva dire, no? Cioè, quindi esprimersi, dare il proprio punto di vista, motivarlo, fare altri tipi di ricerche. Allora, tu leggi sul traviletto, no? Cioè, molte della produzione delle opere rispecchia un pochino anche le esperienze di vita, no? Alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato la propria sensibilità, traumatizzato oppure arrabbiato. Allora è possibile che tu, facendo delle ricerche, scopra che c'è stato un evento più importante degli altri che ha condizionato quella produzione, quella serie di produzioni, e che quindi mette in discussione completamente la lettura che viene fatta da altri, consolidata, e sulla quale noi ci appoggiamo quotidianamente. Allora, però sono delle ricerche fatte, nel senso che portano poi a scardinare, ma sono state delle ricerche fatte. Ma chi lo dice che la persona che hai di fronte, io sono proprio guarda, cioè hai preso proprio un tasto, una cosa che mi sta terribilmente, cioè, io di base sono una sociologa, quindi a me interessano le persone. Poi, essendomi interessata, essendo anche
è una studiosa di cultura, di fenomeni culturali, allora mi interessa metterli in contatto, però cioè, a me interessa che queste persone si sentano in contatto con le cose che hanno di fronte, quindi mi interessa la relazione, non mi interessa la purezza della lettura che ne ha fatto lo studioso X, cioè questo, ma non perché io tengo meno al, cioè non voglio essere fraintesa su questo, cioè perché poi cioè, in atto ovviamente c'è sempre un dibattito molto acceso, no? Cioè, quando mi trovo di fronte delle persone con impostazione, cioè, non è che tu devi compromettere il significato o l'informazione, cioè non dico questo, però ti dico pure che hai di fronte una persona libera che può avere un altro livello di sensibilità che nessuno mai ha avuto e che dà, che aggiunge, non sottrae, cioè gli sguardi non sottraggono, aggiungono. Invece noi avendo questa impostazione, ma in tutto, cioè io non la vedo soltanto nella fruizione, nella creazione, cioè un po' in tutto, no? Noi pensiamo che l'approccio competitivo vinca su quello collaborativo, lo pensiamo, cioè è inutile, siamo stati educati così, eri il primo della classe o eri l'ultimo, c'era una scala, potevi stare nel mezzo ma c'era questa scala, cioè nessun, io per esempio non avrei mai esplicitato i voti a nessuno fino alla fine dell'anno, cioè siete tutti allo stesso livello, avete tutti le stesse opportunità. Non ti deve condizionare un certo tipo di approccio. Allora promuovi la collaborazione, crei significato. È possibile quello che era l'ultimo che diventi il primo semplicemente perché gli hai dato un'opportunità. L'opportunità di non entrare necessariamente in una scala. Se tu hai un'idea e la condividi con un altro, la persona che hai di fronte aggiunge il significato, non te la ruba. E questo purtroppo è la mancanza dello sviluppo di alcuni territori, anche come il nostro, no? Uno dei miei primi studi è stato sulla provincia di Lecce, sulla mancanza di costruire capitale sociale e creare legami a scadenza che non ha portato valore aggiunto al territorio. Allora, è reale? Cioè, la mancanza di costruire gruppi, network, reti, è parte della debolezza di questo territorio. Come di tanti altri. Non è, non c'è stata l'industria, aveva semplicemente un altro modello di sviluppo, non basato sull'industria pesante. Molto semplice, poteva lavorare su altro, poteva lavorare sull'artigianato, come poteva lavorare su tantissime altre cose. Quindi è una questione di come tu a monte imposti le cose. Se tu pensi che la persona che è di fronte possa aggiungere alla tua lettura, alla tua idea, possa contribuire allo sviluppo di una determinata attività, sicuramente riuscirai a creare valore, altrimenti resterai tu e accanto all'opera d'arte. Ma lo dico in maniera provocatoria, non da leggere come una cosa personale, perché è uno di quei temi che mi sta molto a cuore, insomma. Diciamo che sono alcuni, no, non li odiano, mettiamo così, si relazionano, però pure... no, però allora il problema è questo: noi facciamo questa ricerca per questo motivo, no? Cioè io non vi ho raccontato poi qual è stato, perché in Italia il concetto di mediazione è legato principalmente alla mediazione interculturale, interreligiosa, marittima, cioè legata semplicemente a un tipo di scontro culturale, cioè tra due culture. Non è veramente mettere al centro il significato e tutti possono contribuire al senso di quel significato, no? O costruirlo insieme. Quindi nei musei, nelle varie, anche nei teatri, no? I mediatori sono pochissimi. Ci sono gli educatori, no? Cioè quelle persone che vanno lì, cioè, per me vince la scuola Munari, Montessori, cioè come modello di formazione, cioè per me prediligo un certo tipo di formazione che ti permette di acquisire gli strumenti critici, no?
per poter dare senso e valore alle cose. È diverso che l'impostazione, noi abbiamo l'educazione, il laboratorio educativo che ti dice che cosa fare, come fare, questo e quest'altro, cioè che non lascia margine, no? Quindi è noioso per una persona, è noioso, cioè io che vengo, io non le visite guidate, cioè non le faccio, cioè al massimo che mi leggo la didascalia, mi leggo i pannelli da fruitrice, non poi le sento, le vedo, le studio per capire poi effettivamente quali sono i livelli, no, di comprensione e difficoltà delle persone di fronte. Se io sento parlare per 2 ore una persona di fronte a me che mi dice che cosa sto vedendo, cioè sinceramente non ne ho bisogno, cioè non mi va di sentirmi dire qual è il senso della cosa che sta di fronte a me. Prima ci interagisco, prima tento di acquisire degli elementi, poi posso anche confrontarmi, no, sarei lì a ascoltare uno che mi racconta cosa ho visto, cosa ho percepito, e quindi da quello che io ho immediatamente registrato l'altra persona deve essere brava a costruire, no, quel percorso che mi avvicina quanto più possibile a quella, se vuoi, lettura, ma non interpretazione. E quindi se io non vedo, che ne so, che è ambientato in Francia perché non ho riconosciuto degli elementi, allora per esempio dice, ma invece era ambientato durante la Rivoluzione Francese, ah ecco perché quello era morto sulla zattera, cioè, no? Non so se lo so che non ti ho convinto, ma rimando ad un match frontale. Sto scherzando, ovviamente. Allora, diciamo, le persone quindi hanno diciamo questo grado di libertà nell'interpretazione dei prodotti. Ci sono 2 teorie opposte, che una è la teoria della cultura di massa e l'altra è la teoria della cultura popolare. Quindi la teoria della cultura di massa dice che di fronte io ho una persona passiva, tutto quello che io gli dico lui lo assorbe come una spugna e lo accetta. Questa è un'impostazione anni 80 e quindi cioè noi siamo in grado di trasmettere un messaggio, non c'è un rumore, non c'è un'interferenza, non c'è un codice, cioè quel messaggio arriva diretto così d'amblè e tutte le persone sono apatiche mentalmente, non hanno un pensiero loro, non hanno un vissuto precedentemente, non hanno non riconoscono dei riferimenti, cioè, questo ok, questo è un tipo di impostazione. Poi c'è la teoria della cultura popolare che ti dice c'è un sistema di significati a disposizione vastissimo che la gente, le persone, i cittadini in qualche modo recepiscono, elaborano e quindi interpretano, quindi subentra il grado di interpretazione di cui abbiamo parlato. Poi ci sono alcuni teorici che parlano, dicono la cultura di massa è come un supermarket della cultura, no? Allora, se volessimo fare una distinzione tra lo slow food e il supermarket, no? Allora, nel supermarket tu hai tutta una serie di elementi, di prodotti alimentari, no, che acquisti, ma non è detto che non ci siano anche il riso basmati piuttosto che un altro elemento che può essere caratteristico, in qualche modo puoi trovare anche in un certo tipo di ristorazione. Quindi non è tanto come lo costruisci, no? Ma è dato dagli elementi che tu ci metti all'interno per la conoscenza. Quindi non devi avere paura di essere, di creare degli strumenti di comprensione, perché altrimenti abbassi il significato, perché altrimenti è troppo pop, altrimenti è troppo di divulgazione, no? Giammai. Hirschman l'abbiamo visto. Allora, avete lavorato sulla costruzione dei prodotti, marketing? Di cosa avete parlato? No, per curiosità, cioè per capire, non per capire fino a... Struttura un piano di marketing per l'innovazione,
i target molto sul coinvolgimento delle varie cerchie, prima comunità, seconda massa. Ok. Va bene, allora io l'avevo messo per fare un passaggio rapido, però siccome poi dobbiamo fare questo lavoro di definire qual è il prodotto o servizio che noi creiamo, un minimo vi faccio un percorso. Allora, volevo fare però una distinzione, mi ha colpito, hai detto utente. Allora, i clienti sono quelli del mercato, l'utente è quello dei servizi pubblici, quindi i servizi di assistenza sanitaria, eccetera, quindi utente. Noi parliamo di pubblici e la distinzione poi all'interno che posso, allora noi parliamo di fruitori, perché il fruitore ha un certo grado di partecipazione alla costruzione del senso. Alcuni parlano di spettatori, quindi lo spettatore è una persona passiva che sta di fronte a noi e ascolta. Per diciamo, sì, no, pubblici sono tutti, no? Poi questo in qualche modo incorpora un certo grado di fruizione, quindi nel momento in cui pubblico la categoria, no? Poi nel momento in cui mettiamo in relazione l'oggetto con le persone, lo chiamiamo fruizione, quindi quando facciamo esperienza, no, di un determinato oggetto culturale. No. Allora, brevemente tre modelli, vi avevo detto che non vi avrei assillato con teorie eccetera, però per dare un minimo di rafforzare un po' le cose che diciamo. Noi abbiamo nel modello Vescovi innanzitutto un consumatore e un produttore e un determinato concetto di prodotto. Questo concetto di prodotto, che è sempre al centro come vedete, quindi si pone tra una relazione uno all'altro, nasce da un bisogno, che è un bisogno atteso. Quindi se io vengo a sentire un concerto, mi aspetto di soddisfare la mia esigenza di sentire una melodia, no? Quindi io ho questo bisogno emergente, e può essere un bisogno anche di vengo al concerto per incontrare delle persone, quindi può essere più a un discorso di socialità, di sviluppare socialità per non stare da solo, può essere un bisogno psicologico, bisogno di rilassarmi, quindi voglio stare lì a sentire la musica senza sentire nient'altro, perché ha un potere, no, di estraniamento, di curare l'anima, insomma, di motivazione possiamo trovare tanti e ognuno di noi ne può trovare qualcuno. Questo ovviamente influenza il concetto di prodotto che noi vogliamo. Se io voglio rilassarmi, molto probabilmente non andrò a un concerto di metal, no? Cioè, per semplificare. Poi è possibile, io sono sempre molto aperta, a uno che piace la musica heavy metal, cioè si rilassa sentendo la musica, cioè no, no. Io per esempio mi rilasso, cioè io lavoro, una persona dice come fai a lavorare con la musica? Mi rilassa, mi aiuta a trovare la concentrazione. Poi e quindi io mi aspetto un certo tipo di prodotto, e quindi il produttore di questo prodotto deve rispondere al mio fabbisogno. Se mi ha scritto Carmina Burana nella comunicazione, mi crea un'aspettativa diversa, quindi io arrivo lì e penso che trovo la Carmina Burana, e se trovo un concerto heavy metal io mi arrabbio, perché no? Cioè, o a meno che poi non mi fa una sorpresa e c'è qualcosa che invece potrebbe in qualche modo catturare la mia attenzione in un altro modo. Questo ovviamente influenza il mercato, il mio mercato. Se io realizzo un certo tipo di produzione, Carmina Burana, ci sono una serie di persone che hanno già un fabbisogno innato, cioè non un fabbisogno prodotto, stimolato, eccetera, no, innato, ovviamente quello è il mio mercato di riferimento, lo devo definire in quel modo. Semplice, no? Cioè, bisogno, prodotto, produttore. Aspettativa, vado lì e cerco di trovare quel prodotto. Fine. Ovviamente, cioè, i bisogni sono legati alla famosissima piramide di Maslow, no? Quindi se io non ho soddisfatto i miei bisogni fisici, che sono alla base della piramide, quindi
se pensiamo, io faccio sempre questo esempio, se non hai soddisfatto la fame, tu ti senti in qualche modo propenso a una fruizione culturale? Tu vuoi mangiare, cioè il bisogno fame, i bisogni fisiologici, cioè pensiamo a questo assunto. Ieri vi dicevo per esempio che rispetto a delle situazioni tipo il maxi, se io sono stanca fisicamente di vedere il museo, di camminare per 3 ore nel museo eccetera, io ho bisogno soltanto di riposarmi, di sedermi, cioè ho un bisogno fisico di riposo. Quindi la fruizione si allontana tantissimo da me. Io posso avere di fronte l'opera più bella di questo mondo. Dio, a volte ci sono pure delle situazioni in cui superi, no, anche la stanchezza, la fame, la sete per la bellezza delle cose che di fronte, ma è sempre più raro, diciamo. Quindi vediamo tantissime cose brutte. Allora, poi c'è un bisogno di sicurezza. Se io penso che questo soffitto sta per crollare, molto probabilmente non avrò la serenità di potervi parlare. Poi c'è un bisogno sociale. Se io all'interno di quel luogo ho la sensazione di non poter toccare nulla, che ogni volta che mi avvicino, no, mi sento a disagio, mi avvicino a un'opera, suona l'allarme, quella ti viene, ti dice: ah signora, ti grida da lontano dall'altra stanza, signora non si avvicini perché scatta il termostato, l'ha mandato in tilt perché l'ha toccato col piede. Cioè, allora, questo succede molte volte nei nostri musei. Infatti la prima volta che sono stata al British ho detto: ma questi, cioè, non c'hanno paura? Cioè io ero in ansia perché c'erano i bambini che facevano il laboratorio con i vasi Ming alti 2 metri che si lanciavano nel museo accanto il vaso, no? Cioè vaso millenario, no? Cioè io ero terrorizzata perché era quel terrore che mi porto dentro dei musei italiani, no? Cioè di non poter toccare nulla, di non poter avere, cioè non è che quelle cose sono messe meno in sicurezza rispetto ai musei italiani, semplicemente le persone che sono formate all'interno, no? Che mediano tra vari prodotti, non sono tra virgolette l'operatore di sala, ma sono delle persone che hanno ovviamente, oltre il compito di tutelare le opere, anche di occuparsi dell'interazione, di questa relazione tra le opere e le persone che fruiscono quella sala, e semplicemente hanno un certo grado di attenzione. Se ti devono dire qualcosa, si avvicinano, ti sussurrano, cioè questo è già un principio di buona educazione, te lo dicono in maniera anche molto soft, non creano quella sensazione di disagio e quindi di inadeguatezza rispetto al luogo, no? Questo è fondamentale. Uno quando entra in uno spazio culturale, la prima cosa, si deve sentire a suo agio, altrimenti non ci tornerà mai più. La prima sensazione che hai entrando in un luogo è di disagio. Per esempio, entrando qui, che è molto luminoso e accogliente, no? Come luogo, cioè è legato anche a come è allestito il luogo. Poi c'è, questo sicuramente contribuisce, tu una volta che hai soddisfatto tutte queste cose, ad avere più fiducia in sé e arrivi a questa piramide che è la realizzazione del sé, no? Il luogo in cui anche c'è un incontro con l'esterno, cioè il momento in cui tu hai soddisfatto, sei tu, vivi in un paese in cui non c'è l'acqua, la tua ossessione è bere, è avere acqua, cioè è legato al fabbisogno. Questo già lo sapevate comunque. Un prodotto in sé, cioè questo si riconduce a questo discorso, perché non è che produce un'utilità di per sé. Cioè, la Pietà di Michelangelo non è che produce un valore, no? Cioè che produce necessariamente, cioè ha un'utilità, questo è legato ai consumi, applicato al settore culturale. Non me la porto a casa, magari, non me la porto a casa. Non te la puoi portare a casa. Perché si aggiunge? No, procura un'utilità di per sé, no. L'utilità, cioè il valore, lo devi creare. Devi creare i cosiddetti strumenti, scusami, no. Ci vuoi dire qualcosa? No. Ciao. Allora, noi lavoriamo quindi su creare dei fattori di attrattività dei nostri prodotti culturali. Quindi, no, ho deciso di fare questa cosa, boom. No. Cioè, come la rendo attraente?
Se pensiamo, non so, alla cura del seno, cioè le persone, per renderti più attraente, farai qualcosa? Anche se non te ne frega, anche se è finto, trascurato, cioè no, farai qualcosa, cioè un minimo di attenzione metterai in un vestito, ti prenderai cura di te, no? E lo stesso deve essere per i prodotti culturali, cioè non hanno un grado di attrazione modello calamita, cioè di per sé, lo dobbiamo creare. Poi subentra, come vi dicevo, una fase importantissima sull'utilizzazione. Io decido di utilizzare quello spazio, decido di fruire quel luogo perché c'è una motivazione forte alla base, che ho creato perché lì ci si diverte, perché lì puoi incontrare gli amici, perché lì hai accesso alla conoscenza, perché, cioè, le motivazioni devono essere perché lì tu puoi vedere raccontata la storia del mondo, no? La storia dell'uomo, cioè motivazione. Poi ovviamente legato alle condizioni socio-economiche, se io metto questo famoso biglietto di 15 euro all'ingresso, ovviamente demotivo una serie di persone che non hanno la possibilità di poter pagare 15 euro all'ingresso. Quindi devo creare o degli strumenti di agevolazione o delle fasce, oppure devo individuare la possibilità, devo creare l'opportunità di far fruire il servizio principale gratuitamente e poi di creare dei servizi accessori che mi garantiscono la sostenibilità del luogo stesso o dell'attività stessa. Ok? Un altro elemento è legato all'esperienza, abbiamo detto. Se io penso di venire qui e di non fare un'esperienza, che questo non porti nella mia vita un valore aggiunto, allora è gravissimo. È grave. Stai perdendo del tempo. Però siccome per il pensiero laterale pensiamo che la perdita di tempo in parte può essere funzionale al raggiungimento che non individui immediatamente l'obiettivo, insomma. Questo, insomma, però in teoria devi creare le condizioni per favorire l'esperienza, no? Il prodotto ovviamente poi può essere un prodotto di tipo globale se ha un'estensione e una rilevanza mondiale. Allora, come dicevo, questo prodotto è un prodotto globale perché io ho creato l'esperienza dello show, no? Di vederlo dal vivo, creo una serie di spettacoli, eccetera. Poi però ho creato un prodotto multimediale che può essere visto da tutti in tutto il mondo e che ha una certa rilevanza. Chiaro? Allora, rispetto all'azienda culturale, ieri parlavamo anche quando diceva, ma cos'è questa attività principale, se è attività accessorie, cioè diciamolo in maniera chiara. Allora, io ho un nucleo principale dell'attività, no? Che facciamo l'esempio, non lo so, rispetto al teatro, no? Allora, io ho il nucleo principale e la rappresentazione teatrale. Poi ho una serie di servizi che sono strettamente connessi, prima strettamente connessi, quindi direttamente legati all'attività teatrale, e quindi la formazione degli attori, la formazione del tecnico che si occupa delle luci dello spettacolo, un servizio strettamente connesso. Poi c'ho i servizi connessi, cioè che possono essere connessi ma non necessari, tipo, non lo so, un laboratorio didattico con le scuole, quindi sto andando all'esterno, no? Cioè mi sto aprendo. Il bar, oppure la caffetteria, il bookshop in cui ci vendo i libri, è connesso alla mia attività principale, ma potrebbe anche non esserci, ok? Poi ho dei servizi che sono offerti per esempio per le aziende. Allora io faccio teatro di impresa, quindi utilizzo e metto a disposizione le tecniche teatrali per creare gruppo, per far sciogliere le persone nelle presentazioni, cioè molto diffuso, per esempio al nord si utilizza molto il teatro di impresa,
Oppure realizzo per esempio dei corsi di public speaking, no? Che sono appunto questi corsi, poter parlare in pubblico, la voce, l'impostazione, i microfoni, l'altezza, sono tutte competenze che ho acquisito, no? Al teatro, e trasferisco in un altro settore. Poi ci sono degli elementi e fattori di attrattiva rispetto al contesto ambientale. Decido che devo promuovere questo spettacolo, lo devono sapere tutti, che poi non verranno a vederlo, però faccio un 10 minuti pro bono che realizzo in una piazza, che realizzo in una scuola, che realizzo da qualche altra parte. Quindi interagisco col contesto e decido di offrire un assaggio, una piccola visione del mio spettacolo in questo modo. Tutte le vostre attività devono essere costruite così. Cioè, non di solito l'attività, no? Cioè la posizione culturale è costruita attorno al nucleo. Cioè il nucleo principale? Ok, tutto il resto, poi il problema è che io tutto il resto poi lo creo, no? Lo posso anche creare, ma non lo metto mai in connessione con il nucleo principale. E quindi, cioè, non ha senso. Allora, se il bookshop presente nella, cioè in questo teatro è dedicato, no, in qualche modo alla storia del teatro, puoi trovare tutti i DVD delle rappresentazioni teatrali, puoi trovare delle cose, cioè c'è prima una, diciamo, una specializzazione del prodotto rispetto a quello che fa, e poi può anche spaziare, però non può avere all'interno delle cose che sono completamente sconnesse, perché diventa fallimentare, no, da questo punto di vista. Non crei un filo rosso. Poi puoi avere, per attrarre anche altri pubblici, ci metto anche i libri universitari, no? Così le persone possono venire ad acquistare. Se io voglio allargare il mio pubblico rispetto agli universitari, decido di creare tutta una serie di servizi per loro. C'ho nella parte di bookshop la possibilità di collegarti gratuitamente, metto il wifi aperto, no? Dipende da come lo imposti sempre, cioè nel senso, dipende il servizio poi come viene erogato. Se, che ne so, il bookshop è strettamente connesso, se io sono in questo spazio e il bookshop è chiuso nelle ore in cui lo spazio è aperto, cioè c'è un problema di pianificazione dell'attività, cioè, no? E non è connesso, è legato, è un bar che sta in uno spazio, se non è connesso ai servizi è il nucleo principale. Infatti, come avete visto, non sono, cioè, lontane, sono sovrapposte, no? Un po' all'interno del modello. Il modello di Norman ci dice che appunto abbiamo un pacchetto di servizi, no? Allora, al centro noi possiamo avere questo museo e poi ci abbiamo dei servizi di accesso, no? Per il pubblico, che possono essere di diversa natura, quindi io organizzo in qualche modo, cioè, tipo per esempio la possibilità di vedere la mostra anche da fuori, no? Cioè molti musei stanno allestendo parte delle loro mostre anche fuori all'ingresso, quindi la mostra inizia fuori in modo che inizi a creare un percorso che ti avvicina man mano, no? Traduco i miei materiali in 100 lingue perché deve essere comprensibili a tutti. Poi possono avere, cioè, i servizi li vedete qui, climatizzazione, didattica, disponibilità, illuminazione, guardaroba, assistenza del personale, no? Cioè, Norma ci dice che un luogo senza un pacchetto di servizi non esiste. Se tu non crei servizi, cioè quel luogo perde completamente della sua funzione. Quindi non basta che quel luogo esista, ma deve creare le condizioni, tipo la climatizzazione di un luogo, per assicurarsi che le opere comunque siano conservate in un certo modo, ad un certo grado di temperatura, eccetera, no? Messa in sicurezza, didattica, devo assicurarmi che creo quella relazione tra l'opera e il pubblico. Velocemente finisco questo. Invece l'evoluzione di questo modello ci dice che in realtà il pubblico entra nella progettazione, quindi non realizzo questo e poi creo gli strumenti, ma
a monte io voglio progettare un determinato servizio, sto pensando già a chi mi rivolgo e già lo inizio a coinvolgere nella fase di progettazione, come ha fatto, hanno fatto alcuni, per esempio, nella costruzione di alcuni spazi, no? Cioè, per esempio, io ho seguito alcune ricostruzioni di ex industrie, o per esempio questo di Parigi, le Saint-Quatre, era un ex edificio delle pompe funebri. E il comune di Parigi ha deciso di dargli una nuova funzione d'uso, che era un centro per le arti contemporanee. I cittadini sono entrati in parte della progettazione, ma nella costruzione e poi realizzazione dei servizi dello spazio, essendo uno spazio che è alla Villette, no? Non so se conoscete Parigi, insomma, comunque è nel 19° arrondissement, che è una parte periferica della città nella quale si concentrano poi la presenza di diversi gruppi etnici, quindi già significa che c'è una diversità di sguardi per tutta una serie di cose con le quali tu devi entrare in relazione. Questo luogo è fallimentare perché il comune spende 10 milioni di euro l'anno per sostenerlo, per garantirne il grado di sostenibilità, solo aperto, così costo, cioè senza realizzazione di servizi, eccetera, tutto il resto, perché lo spazio è immenso, quindi nella riqualificazione dello spazio non hanno ridimensionato magari alcune aree, quindi per riscaldare uno spazio di 15 metri quadri, cioè banalmente, no? Cioè ci sono dei costi, per avere del personale distribuito in tutto lo spazio ci sono dei costi, quindi non ha tenuto conto, cioè quindi è andato bene la fase di progettazione, coinvolgo i cittadini prima residenti, no, che saranno i principali fruitori di questo spazio, e poi man mano allargo la cerchia e quindi progetto. Che cosa manca a Parigi? Chiedo agli esperti, no? Io, secondo te, chiedo agli artisti, che cosa manca? Io voglio fare un centro per l'arte. Sai, un luogo di produzione. Allora loro hanno creato un sistema di residenze per gli artisti che vivono lì, producono le opere, e mi manca anche la distribuzione. Allora ti aiuto nella distribuzione, crea una partnership con tutti i centri culturali che vengono riutilizzati dalla cultura giovanile, eccetera. Questo significa che quindi lavoro su due principali aspetti, su tre principali aspetti, che sono la profondità, quindi quanto vado in profondità rispetto al servizio che offro a un fruitore, l'ampiezza, quindi più persone diverse sento, cioè rispetto, sento ognuno di voi, io voglio aprire uno spazio qui a Lecce, e sentissi ognuno di voi rispetto alla percezione che ne ha, rispetto al suo singolo settore, rispetto al contesto che vive, molto probabilmente il mio sguardo, oltre che arricchirsi, avrebbe una serie di elementi nella fase di progettazione dei quali io potrei tener conto. Se io sentissi il 100% delle persone che vivono qui, no? E delle persone che vengono qui e anche vanno via, quindi c'è una percezione anche dall'esterno, ovviamente avrei una serie di elementi che influenzano il prodotto che io voglio realizzare. Parto da quello che è il contesto, ma non necessariamente facendomi influenzare in un certo modo, ma tenendo conto di una serie di variabili, no? Perché dice, vabbè, allora se io sento tutti, come faccio, no? Ad avere poi a creare un prodotto? Poi subentra lì la parte della tua competenza rispetto a questo, no? Determinato oggetto. Allora io dico, sai, io voglio fare la settimana dell'archeologia, allora è uno che si occupa di contemporanea, dice, ah, l'archeologia non è per tutti, quindi non è semplicemente tener conto del fatto che in una programmazione annuale ci sono una serie di manifestazioni che si concentrano, quindi molto banalmente non le concentrerei da giugno ad agosto, perché già lì c'è una serie, oppure se voglio in qualche modo avere un effetto di trascinare un pubblico anche in altri periodi dell'anno, organizzo una manifestazione che dà visibilità a quello che voglio realizzare a novembre, dicembre, gennaio, no? In modo che inizio a diffonderla, a farla conoscere, e creo però l'evento principale in un altro momento in cui non c'è sovraffollamento di persone, strumenti, risorse, eccetera. Scelta, il terzo elemento, quindi Norma ci dice che quando noi progettiamo dobbiamo comunque fare delle scelte, di decidere di configurare un servizio prodotto in un modo o in un altro.
banalmente, se io decido di dare una vocazione, uno spazio, un'identità, per questo dicevo anche a voi, voi non è che nel vostro progetto non dovete scegliere, dovete limitarlo, dovete semplicemente scegliere qual è questo nucleo principale che portate avanti. Poi può avere anche alcune attività cosiddette, no? Anche collaterali, cioè può sviluppare una serie di progetti nel progetto, ma sicuramente è importante che la cornice che voi date caratterizzi poi come si vanno a declinare, cioè non è una chiusura, ma semplicemente un riconoscimento di un'identità forte a un progetto. Allora, volevo far vedere questo video. Che ore sono? Anche perché poi passiamo agli studi sui pubblici, quindi cambiamo proprio argomento. Assolutamente sì. Mi dai l'audio? Quindi sono partiti da questo bisogno. Dice, sai, allora io costruisco questi strumenti che ti permettono non soltanto di interagire, ma di costruire, di far muovere l'opera a seconda di come viene toccata. Tutte le loro opere sono chiamate ambienti sensibili, perché con l'interazione, per esempio, se vengono calpestate, interagiscono in un modo, se alcune interagiscono con il suono, quindi se c'è una persona che grida e emette un suono, l'opera si attiva, quindi lavorando su questa relazione, o con il battito delle mani o al passaggio. Quindi sono vediamolo un attimo, vediamo se faccio vedere un percorso e un'opera. Allora, corpi attivi. Thank you.
Sì, sono delle video, sono delle proiezioni all'interno delle macchine. No, ce n'è. No, questo è il territorio. Ce n'è uno molto bello al Museo della Mente, che è una delle cose secondo me più geniali che hanno realizzato, e c'è una parete nera, e quando tu passi, praticamente tu non te ne accorgi, perché passi vicino alla parete, quindi l'attivi, c'è una persona che parte da lontano, corre verso di te e si butta sul vetro, no? Ah, ma a parte che sono arrivati ad un livello anche di proiezione e virtualizzazione molto reale, realistica, quindi fa veramente paura, sembra che si fa un male assurdo, no? Che si batte contro il vetro. Loro creano opere, ambienti, loro, cioè sì, sì. No, che anche partendo da opere degli altri. Sì, 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 sì. Quindi sì, diciamo delle installazioni. Esatto. Sì, sì. Sì, sì. Io ho realizzato una serie di strumenti con loro di interazione, per esempio, sulla base di un'esperienza. Loro vivono a Milano. Sono su Milano, insomma, c'è Paolo Rosa che è uno dei più importanti, insomma, ispiratori, creatori. Devo farvi vedere quello dei tavoli. Thank you.
Tra l'altro ce n'è un'altra bellissima, adesso stanno lavorando moltissimo sui suoni invece che sulle immagini, perché comunque ovviamente avendo sempre delle sollecitazioni, no? Vi dicevo, tutti lavorano sul campo visivo, invece loro stanno tentando di lavorare sugli altri sensi. Cioè tu entrando in una stanza emetti un suono che viene registrato e integrato man mano nell'opera, e l'opera è costruita da tutti i suoni delle persone che ci passano, e ci sono queste campane sonore di tutte le persone che sono passate sotto quella campana e che emettono un suono e vengono. Siccome era all'interno del Museo della Mente, che raccontava appunto che è un ex ospedale psichiatrico, ci sono una serie di voci, no, che tu senti rispetto anche a come poi vengono diffuse all'interno del museo. Darvi un'idea, poi adesso stanno lavorando appunto, come dicevo, sulla costruzione di strumenti, come per esempio anche dei tavoli multimediali in cui il visitatore interagisce, vuole approfondire più un'informazione piuttosto che un'altra, vuole farla raccontare da un personaggio in maniera comica piuttosto che in maniera storicizzata, piuttosto che in maniera, cioè, quindi hanno lavorato su una complessità di interazione, essendo partiti negli anni 90, insomma fine anni 90, in tempi insospettabili, a elaborare il concetto di creazione dell'opera attraverso la fruizione, no?